Ad Aero 2018, la più importante fiera internazionale di aviazione generale, che si svolge ogni anno a Friedrichshafen in Germania, è stato presentato in anteprima mondiale lo scorso 18 aprile Zephyr, un elicottero biposto a turbina progettato e costruito dalla divisione aerospaziale della società Curti, industria italiana che da oltre 60 anni produce parti e macchine automatiche per le più svariate applicazioni industriali, tra cui componenti complessi per elicotteri certificati. Grazie al suo motore turbo albero, a soluzioni tecnologiche innovative e ad una particolare attenzione alla sicurezza, il velivolo presenta caratteristiche del tutto inedite per questa fascia di mercato. Meriti che lo hanno portato ad essere uno dei progetti vincitori del bando del programma europeo Horizon 2020, dedicato alla ricerca e all'innovazione. La sua turbina ha una potenza massima di 180 kW, ma è ridotta a 105 kW per garantire ampi margini di sicurezza e di prestazioni anche ad altezze e temperature elevate. L'ingegner Filippo Guidazzi, responsabile tecnico del progetto Zephyr, e l'ingegner Stefano Versari, responsabile del team di ingegneria che lo ha progettato, ci parlano delle caratteristiche tecniche e di sicurezza del nuovo elicottero. Come è nato lo Zephyr? Zephyr è nato dalla passione dell'ingegner Curti e dalle competenze dei manager della Curti Division Aerospace. È nato 5 anni fa. E nel team di lavoro che si è creato si sono inserite personalità di spicco del mondo dell'aeronautica italiana, design importanti, sempre italiani, e abbiamo agglomerato dentro questo team le più alte competenze del mondo aeronautico italiano e regionale. Quali sono i partner di questo progetto? Allora, nel progetto abbiamo coinvolto grandi aziende europee. In questo progetto fanno parte Junkers, che è la produttrice del paracadute. È una grande novità nel mercato mondiale, presenta un primo paracadute balistico per elicotteri. E abbiamo sviluppato questo paracadute balistico insieme appunto a Junkers e l'abbiamo installato su questo elicottero. È stato uno sforzo immane perché è il primo elicottero nella storia che vedrà montato di serie questo paracadute balistico. Una grandissima sfida che la Curti ha voluto prendere a cuore perché voleva proporre qualcosa di nuovo al mercato elicotteristico, qualcosa che incrementasse la sicurezza, che è quello che noi cerchiamo di fare. Altro partner fondamentale per il progetto è il produttore del motore, PBS, che è un'azienda ceca, già da più di 50 anni produce queste motorizzazioni per elicotteri ed ha sviluppato una motorizzazione idonea a questo tipo di velivolo, un velivolo comunque leggero perché si parla di un velivolo da 600 kg di peso al decollo e la turbina è nata appositamente per questo tipo di utilizzo, quindi l'assieme Curti, PBS e Junkers ha creato Zephyr. A che punto è la fase di collaudo? È un progetto molto ambizioso perché è nato seguendo quelle che sono le indicazioni della CS27, che è la normativa europea per la tipologia di elicotteri grandi. Noi, pur essendo un piccolo elicottero con un peso al decollo molto basso, stiamo seguendo queste regole. Queste regole impongono anche severi test al banco e severi test di volo. Li stiamo sviluppando, abbiamo già fatto diverse centinaia di ore di volo, stiamo facendo diverse migliaia di ore al banco per testare ogni singolo componente. Non abbiamo ancora terminato perché vogliamo essere certi della qualità del prodotto che verrà commercializzato. Sappiamo che nei prossimi mesi il nostro impegno sarà decuplicato per cercare di ridurre i tempi e la verità è che entro quest'anno verranno eseguiti tutti i test richiesti appunto dalla normativa europea e tutti i test che ci siamo imposti al banco per verificare la qualità e la durata di ogni singolo componente del nostro elicottero. Quali sono i plus di questa macchina? È una macchina completamente nuova, soprattutto in termini di sicurezza. Parliamo di sedili crashworthiness che ti permettono, in caso di crash, un alto assorbimento di energia. Parliamo del paracadute balistico, è la prima macchina che viene dotata di un paracadute balistico. E il serbatoio che permette un crash in sicurezza, così come anche il carrello. Con le tecnologie del giorno di oggi, sia delle pale del rotore principale che delle pale del rotore di coda, che sono nate a seguito di tante ore di simulazione e di calcoli computazionali per sviluppare profili aerodinamici che siano il massimo dell'efficienza, il massimo della portanza, mentre diciamo che altri elicotteri nati tanti anni or sono si portano dietro rotori e profili delle pale che sono comunque ormai datati. Due parole sul motore?
Il motore è un altro punto di forza della nostra macchina perché ci permette di avere un surplus di potenza fino a 6.000 metri di quota. Abbiamo un motore che è stato progettato per 180 kW, ma noi fisicamente in elicottero ne usiamo solo 105. Questo ci permette di mantenere i 105 kW costanti fino a 4.000 metri e poi riusciamo ad andare anche oltre. E per cui questo, unitamente a un FADEC che toglie al pilota il pensiero di dover regolare i giri del rotore, permette un pilotaggio dell'elicottero molto più semplificato, perché uno si preoccupa unicamente di dare il collettivo, di decidere la quota che vuole mantenere e la centralina motore si occupa di tutto il resto.